Tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto particolare perché questo video mi è stato richiesto dal gruppo di Telegram per quanto riguarda il make-up, perché faremo un make-up per quanto riguarda la primavera. Infatti il titolo è Primavera, sboccio come un fiore. Quindi ognuna di noi farà un make-up rivolto a un fiore e se qualcuno mi conosce bene sa che fiore ho deciso di diciamo interpretare. Sarebbe questo, il girasole, il mio fiore preferito. Infatti questo è con un po' di polvere, è il fiore che c'è nella mia scala, perché a me piace tantissimo il girasole, quindi l'ho voluto prendere per poi fare, diciamo, la foto per fine video. E niente, quindi iniziamo a fare questo make-up. Inizierò mettendo la base, quindi una base qualsiasi sugli occhi. Allora, come state passando queste giornate? Io li sto passando guardando i telefilm, non ho Netflix, non ho niente di questo genere, io ho la televisione normale, quindi non aspettate che tolgo la suoneria. Quindi non ho, diciamo, telefilm di nessun genere da consigliarvi, sinceramente. Io guardo Grey's Anatomy, è una cosa che mi piaceva, lo facevo prima. Adesso ho molto più tempo, quindi la sto seguendo, anche se vedo che salta un episodio, poi ne salta due, poi ne fa uno, poi è un po' particolare. Però guardo quello e poi ovviamente guardo i video perché è una cosa che a me piace, mi rilassa e diciamo, mi faccio compagnia così perché sto tutta la giornata da sola. Invece prima, arrivato a un certo orario, andavo a casa di mia mamma e così invece non lo posso fare. Allora, come make-up sono un po'. Mi piacerebbe fare una cosa molto particolare. Allora, inizierei prendendo la Carmi Mua, la palettina di Carmi Mua, Make Magic, e volevo prendere questo arancione, questo qui, per metterlo. Adesso ho i pennelli sporchi perché ho fatto un make-up poco fa e quindi ho un po' i pennelli sporchi. Volevo fare un trucco particolare, poi ne volevo fare uno, ma mi sembra troppo elaborato perché io queste cose poi me le sogno la notte, che sarebbe l'unico momento che io sono tranquilla. Con i pensieri, sapete quando dovete lì lì che vi dovete addormentare? Io lì lì penso ai make-up da fare. Allora, cercherò di fare una sfumatura abbastanza alta, come mi dicono tutti di fare. Io tampono e poi sfumeremo. Quindi prima tamponiamo. Queste ombrette di Carmen Mua mi piacciono tantissimo, devo essere sincera, sono molto belle. Mi piacciono come ombretti, mi piacciono. È bello anche come arancio. E io come arancio avevo soltanto quelli della palettina di Neve Cosmetics. Almeno ogni tanto escono queste palettine con questi colori molto particolari e devo dire che sono molto belli. E con un altro pennello che non è questo, sfumiamo. Dov'è il pennello di sfumatura? Okay. E poi sfumiamo l'ombretto. Adesso andremo a fare l'altro lato e poi torniamo. Cioè, torno. Voi rimanete là.
Adesso volevo mettere un color carne, forse prenderò o Confidence, però volevo più un marroncino. Un marroncino, e credo che andrò qui e prenderò questo ombretto di Mulac che sarebbe Yummy, questo qua, Yummy. E lo metterò per dare un po' di sfumatura qui. Proprio con l'arancione. È un marroncino abbastanza leggero che mi consente di fare una sfumatura e un degradé per quanto riguarda per dare un po' di profondità, ma anche per mettere un po' di marroncino che c'è sul girasole per quanto riguarda la parte centrale. Anche se adesso metterò poi una parte più scura. In caso queste parti li velocizzo perché si tratta soltanto di applicare e sfumare, applicare e sfumare. Poi utilizzerò un pennello piccolo per quanto riguarda l'applicazione di un marroncino più scuro, utilizzerò sempre questo qui di Mulac e sarebbe questo marrone scuro e lo metterò qui che voglio dare qualcosa di un cenno, diciamo, di non lo so se si dice più profondità all'occhio per sembrare l'occhio più grande. Allora, quando non si sta bene psicologicamente, non facciamo video che è meglio. Io quando faccio dei make-up mi devo concentrare e sono tipo applicata perché devo fare delle cose particolari, quindi ho bisogno di concentramento, di silenzio e di uno specchietto che sia vicino ai miei occhi, perché vedo infatti una sfumatura che non mi piace. Allora, dopo aver fatto questa sfumatura, la faccio anche nell'altro occhio e poi ritorniamo. Adesso andremo a fare la cut crease. Quindi prendiamo un correttore, lo mettiamo sulla manozza, prendiamo il pennello per fare la cut crease, che dovrebbe essere in uno di questi. Il pennello, ecco, l'ho visto, per quanto riguarda la cut crease. Mettiamo l'ombretto e il correttore. Allora, a me piace tantissimo fare la cut crease. Ho visto molti video per quanto riguarda questa tecnica e sinceramente mi piace molto. Ma mi piace anche il fatto di lasciare la parte finale, non fare tutto l'occhio. Faccio la stessa cosa da questo lato. Sono andata così in alto. Allora, poi vedo quelle persone che prendono il pennello e zac e fanno la cut crease veloce. Fantastico. Io ci sto più di un quarto d'ora. Vabbè, ovviamente ora la sistemiamo. La stessa cosa vale da questo lato. Ci fermiamo fino a metà. Infatti, io qui ho sbagliato perché sono andata troppo in alto, ma adesso lo sistemiamo. Come
con il pennello. Va bene, ovviamente i due occhi non vengono mai identici, perché è la regola non farli venire mai uguali. Sapete tutti questa regola, no? Mai, mai occhi uguali, mai, mai, mai. Allora, prendiamo il giallo, questo qui di Mulak, e lo mettiamo in tutto l'occhio. È molto pigmentato questo giallo. Anche le mie ciglia si sono dipinte di giallo. Mettiamo anche da questo lato. Non lo so voi, avete la stessa difficoltà mia? Io lo so che sto parlando piano, però ho un po' di, non dico mal di testa, ma stiamo iniziando. E quindi, cosa stavo dicendo? Ah, anche voi gli occhi vi vengono differenti e vi innervosite per questa cosa? Perché io mi innervosisco sempre? Perché poi nei miei pensieri sono sempre diversi. Chissà perché poi mi vengono diversi da come li voglio. Allora, al di sopra però metterò quell'ombretto di perché mi è piaciuto troppo, e bagnerò il pennello. Utilizzerò sempre questo qui, però l'unica cosa è bagnare il pennello. Oh, l'ombretto è bellissimo, eh? Bello, bello, bello. E l'ombretto è questo qua. Non potevo non mettere questi glitterini, brillantini, glitterozzi, brillantinozzi sugli occhi. Cioè, è bello. Proviamo a metterlo con il dito. Credo che sia la sua giusta applicazione. Ok. A me piace la parte brillantinata. Aspettate che mi prendo una salviettina, perché mi sto insozzando tutte le dita. Allora, ovviamente per me andrà messa la matita nera all'interno, anche se vorrei mettere qualcosa di dorato, però non me la sento sinceramente di mettere qualcosa di dorato. Quindi metterò una matita nera. Mi piace di più, sinceramente. E invece, per quanto riguarda la parte di sotto, metteremo la stessa parte di arancio che abbiamo messo nella parte di sopra, che riprende la parte di sopra. E poi prenderò questo color carne, questo qui, sì, dove sto andando? Questo qui, per sfumare. Bella questa palettina, mi piace. Ogni volta che vedo tipo video di palettine, di rossetti o di qualsiasi altra cosa che io posseggo, no? Mi viene quella cosa e dico, però posso fare più trucchi. Però questa cosa la posso utilizzare. Vi capita? Vi capita di fare queste cose come li faccio io? A me capita tipo di fare dei make-up o delle cose, tipo, però quando li vedo, quando vedo dei video e penso, questa cosa mi piace, la potevo anche fare. E quindi mi capita spesso. Allora, metterò mascara. Dov'è l'altro? Mi hanno rubato in mascara. No, metterò i due mascara della Essence e ritorniamo qui. Allora, adesso andremo a fare la base.
Allora, metto soltanto no, metto soltanto la crema perché non sto uscendo, quindi è inutile fare tutti i vari passaggi. Metterò la crema. Quindi io la metto ormai in questa maniera con la spugnetta. Ovviamente scrivetemi un commentino se vi piacciono questi video, se li guardate, non li guardate, cosa state facendo, se guardate più la televisione o siete come me con i video di internet, non lo so. Io ad esempio sto cercando di non guardare troppo Facebook perché mi deprime tantissimo e quindi non voglio sinceramente, perché già abbiamo le bowls piene, ci vuole veramente un po' di non dico tranquillità, perché non ce n'è tranquillità, sinceramente non ce n'è. Sì, stavo utilizzando, vabbè, utilizzo questo, utilizzerò il Fresh and Fit di Essence, anche se poi mi struccherò, però vabbè, ormai che ci siamo, facciamolo tutto. E niente, io sto guardando un po' di televisione per quanto riguarda tipo telefilm, queste cose qua, e poi guardo i video perché nel frattempo cucino. L'unica cosa che ho più tempo nel cucinare. Poi cerco di fare anche l'unico sport che faccio è il tapirulan. Il tapirulan lo faccio perché devo sempre cercare di far muovere le gambe per la mia situazione, ovviamente. E quindi mi faccio delle passeggiate, sto iniziando di nuovo, quindi faccio mezz'oretta di passeggiata. E l'unica cosa è che mi faccio tisane in continuazione. Faccio tisane. Perché col fatto che io non bevo tanto, purtroppo, è una pecca mia, io non riesco a bere tanto, quindi metto questo correttore, che è quello di Catrice, nella colorazione 010 Porcelain. Io purtroppo non riesco a bere, cioè è più forte di me. Penso, vabbè, metterò una bottiglia d'acqua vicino a me e la berrò. Ecco tutto, ma tranne che bere. Non lo so perché, sinceramente. Adesso metterò, vabbè, la cipria, questa qui che ho messo qui di lato, per quanto riguarda il progetto smaltimento prodotti. Metterò questa. La metto direttamente con la spugna. Per essere un po' più particolare, io gli ho messo un po' di borotalco nella cipria. L'ho visto fare da un'americana per ora non mi ricordo perché cos'era, che o per il flashback là, oddio, non me lo sto ricordando. Comunque c'è stato un video di un'americana, ovviamente ho messo la traduzione sotto, dove diceva per aiutarvi quando la cipria, forse era perché era più scura, forse era perché era più scura, non me lo ricordo. Comunque dice mettete un po' di borotalco, e io l'ho fatto. Speriamo che non fa flashback, perché dopo dovrò farmi la foto per l'anteprima, e quindi mi servirà non avere flashback. Come sempre utilizzo i miei soliti pennelli. Allora, sto notando una cosa che voglio fare sinceramente,
E se metto un po' di giallo anche nella parte di sopra da sfumare. Che ride. Una sfumatura così leggera, leggera, non pesante. Qui. Di norma sapete che non faccio questi trucchi esagerati, ma qualcuno mi spinge a farlo, non la nomino. Ma lei sa, me lo scriverà sicuramente nei commenti. Mi spinge, ragazza, mi spinge, ma che devo fare? Oddio, si sta finendo la batteria. Ok, cambio la batteria e torno. Allora, volevo utilizzare la palettina. Questa qui. E volevo utilizzare questo illuminante. Però come blush questo, come lo vedete, boh, mettiamolo, vediamo come è questo blush. Mettiamo questo blush. Ovviamente dovrà essere una cosa carino come blush. Mi piace. Piacere. Allora, oggi non sono in vena, sinceramente, di parlare, scherzare e tutto, perché non me la sento. Vi prometto che la prossima volta sarò più... Ma oggi no. Oggi mi dispiace, ma è più forte di me, non ci riesco. E adesso cosa facciamo? Mettiamo un po' di Fix Plus sul Fix Plus, il Fixing the Revolution. Oh, abbinato anche quello. Abbinato. Questo, bellissimo, bellissimo, yeah. Ci sventoliamo perché non asciugherà né ora né mai. Ogni volta che mi sventolo con il ventaglio penso a quei video di quella ragazzina che con il fono lo metteva verso la mamma e la mamma sembrava che gli arrivava tutta quella scintilla, era troppo, troppo bello. Allora, mettiamo questo illuminante, visto che stiamo facendo in base al dorato, insomma. Questo è l'illuminante. Oh, fanno un profumo pazzesco. Guardate, mamma mia, che bello. Mi piace. Piacere, Stefania, piacere. Speriamo che voi non sentite la televisione, perché di là sono sordi. Voi non lo sapete, ma di là sono sordi. Nesuz. Cupid's Bow, arco di Cupido. Bello. Devo dire che mi piace questa palettina. Allora, adesso andremo a mettere il rossetto. Ovviamente con queste labbra così non posso che non mettere un nude. Adesso voi mi direte che nude metterà Stefania e che ne so io. Sorpresa. Vi lascerò la sorpresa. E nel frattempo andrò a controllare gli occhi per vedere se sono perfetti, perché con la lontananza non vedo bene, quindi andrò a vedere gli occhi, farò le labbra e torneremo subito. Allora, questo è il make-up finito. Sulle labbra ho utilizzato il rossetto, questo qui di Elle Splash, che io non volevo quando avevo fatto l'ordine, avevo sbagliato, perché mi sembrava un color super giù, i nude che io acquisto di norma, tipo sul malva e tutto. Invece questo bellissimo colore, che è un nude però leggermente più caldo del solito nude che io porto. E sinceramente con questo make up ci sta benissimo. Quindi infatti ho provato vari rossetti e questo è l'unico che l'abbinamento, diciamo, è perfetto. Per quanto riguarda il girasole
Facciamo così. Per quanto riguarda il girasole, questa è la mia interpretazione. Comunque, ve lo scriverò. Non sto scherzando. Questa è la mia parte per quanto riguarda il girasole. Spero che vi piaccia e che, diciamo, sia venuta bene. Devo ancora modificare, ma per quanto riguarda mi devo mettere abbastanza vicino per sistemare un po' gli occhi, però sinceramente mi è piaciuto abbastanza. Quindi questo è il make-up riferito al mio girasole, quindi ho messo la felpa, ho preso il girasole, quindi siamo tutti e tre abbinati. E niente, che dirvi di più, ragazzi. Io ringrazio tantissimo il gruppo di Telegram per aver collaborato insieme a me per questa collaborazione. Spero ovviamente che ce ne saranno tanti altri. E niente, quindi io vi lascio con il mio girasole e scrivetemi giù nell'info box. Sì, ciao. E scrivetemi giù nei commenti il vostro fiore preferito. Io ero indecisa tra l'orchidea e il girasole, ma per me il girasole è il più bel fiore in assoluto, quindi la mia scelta è ricaduta su di lui. Scrivetemi ovviamente qual è il vostro fiore preferito e se vi è piaciuto ovviamente questo video. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Let me find